Buonasera, in questo tempo dell'attesa proverò a dare qualche suggerimento di lettura sul tema, su uno dei temi che ci interessano oggi, che è quello della paura, quindi parlando di distopie e di utopie, perché infatti non si può parlare di distopia senza evocare anche il suo opposto, che è l'utopia. L'utopia prende il nome dall'opera omonima di Thomas More. Nel 1516, dove Moore appunto coniò il termine con un gioco di parole da outopos e eutopos, che significano rispettivamente il luogo che non esiste e il buon luogo. Quindi utopia significa il luogo che ancora non esiste, che non c'è e che però è meglio della società in cui viviamo. Quindi con questo termine Moore descrive una società fantastica, immaginaria, che è separata dal mondo conosciuto. Di solito si trova su un'isola deserta, sconosciuta, lontana, e che si raggiunge solo attraverso un viaggio, a volte addirittura un naufragio, oppure si può raggiungere anche attraverso un sogno. E però a questa descrizione aggiunge anche una critica ben precisa alla società in cui vive. Quindi l'utopia è composta di questi due elementi, da una parte la descrizione fantastica, ma anche la critica. L'utopia poi nel tempo è cambiata, naturalmente si è trasformata e oggi quando parliamo di utopia parliamo abbiamo innanzitutto l'idea di un concetto interdisciplinare con una valenza però sociopolitica. Prima di tutto, quando parliamo di utopia e così anche di distopia, parliamo di un genere letterario. Un genere letterario che comprende appunto non soltanto i romanzi utopici che descrivono le società migliori, ma anche i romanzi distopici della fantascienza, ovvero i romanzi distopici, quelli che ci raccontano invece di società peggiori di quelle in cui viviamo. L'utopia però è anche una teoria legata alle dottrine politiche, alla filosofia, ma anche all'architettura ed è anche invece legata a pratiche sociali, ovvero alla realizzazione, per esempio, di spazi comunitari. In questo caso di solito usiamo il termine utopismo. E l'altra caratteristica da tenere presente rispetto alle utopie è che è sempre, come dire, legata al periodo storico in cui, essa viene prodotta. Se dovessi dire, tre o quattro parole chiave per me, significative rispetto all'utopia, direi senz'altro desiderio. Il desiderio di una società migliore, di un luogo migliore non soltanto per l'individuo, ma anche per la collettività. E poi al desiderio si devono aggiungere anche la ragione e l'azione, perché l'utopia non solo ci fa immaginare un sogno sociale, come ha detto Lyman Tower Sargent, un esperto appunto di utopia, non soltanto, dicevo, quindi ci fa riflettere, ci fa immaginare una società migliore, ma ci fa riflettere anche su di essa e soprattutto ci muove a cercare di attivare, organizzare questa società. Quindi l'utopia va anche scelta per attivare un cambiamento nel presente. Nel XX secolo, la distopia si è affacciata sul mondo letterario, in particolare come diciamo, risposta ai cambiamenti storici, economici del momento e come risposta appunto anche ai totalitarismi. Quindi le utopie più famose, quelle che ancora oggi vengono citate, sono senz'altro quelle di George Orwell, 1984, 1984, di Aldous Huxley, Il mondo nuovo, o dello scrittore russo Evgeny Zamiatin, Noi.
Ecco, con questo termine di solito ci riferiamo alle distopie classiche. La distopia si è poi affermata anche nella fantascienza, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, con scrittori ormai ben conosciuti come Ray Bradbury, Philip K. Dick, Ballard. Ma anche James Tiptree Jr., che era in realtà una donna, il cui vero nome era Alice Sheldon. Diciamo che la distopia scompare un po' negli anni 60 e 70, per poi, quando negli anni appunto del movimento studentesco, dei movimenti per i diritti civili, dove di nuovo ha un grande impeto l'utopia. Da parte soprattutto di scrittrici donne, appunto di fantascienza, scrittrici come Ursula Le Guin, Joanna Russ, Marge Piercy, e si riaffaccia invece negli anni Ottanta. Dicevamo prima che appunto distopia e utopia hanno sempre un collegamento rispetto al periodo storico in cui vengono prodotte. E negli anni 80 svanisce un po' l'entusiasmo degli anni 60 e 70 a fronte delle politiche appunto di destra, la presenza di fondamentalismi, la sempre più intensa mercificazione, diciamo il neoliberismo economico. La distopia però che si affaccia appunto negli anni Ottanta è una distopia diversa da quella conosciuta, da quella degli Orwell e Huxley, diciamo, perché a differenza dell'utopia, scusate, a differenza della distopia classica, mantiene un elemento di speranza all'interno del testo. Quindi, mentre le distopie classiche si chiudono di solito tragicamente, pensate se avete letto 1984 o Il Mondo Nuovo, che appunto terminano con la distruzione, no, dei personaggi principali, nelle distopie invece moderne, che alcuni di noi hanno ribattezzato distopie critiche, i finali aperti, i finali ambigui, lasciano percepire appunto un impulso utopico, un orizzonte di speranza all'interno del testo stesso. E perché negli anni Ottanta che cosa scatena questa, diciamo, questa rinascita della distopia? Tre eventi, tre fattori mi viene da dire, sono importanti. In particolare, il 1984, l'anno 1984, determina chiaramente un grande interesse attorno al classico di Orwell, una verifica quasi, della sua profezia, con edizioni nuove del romanzo, un nuovo adattamento cinematografico e tantissimi convegni, conferenze e così via. L'anno successivo viene ripubblicata una distopia invece del 1937 che si chiama Swastika Night, che è questo libro di Catherine Burdekin, che in realtà diciamo che è stata abbastanza saccheggiata da Orwell, ed è una distopia che immagina il mondo 700 anni dopo un conflitto che ha visto i nazisti trionfare. E sempre nel 1985 invece viene pubblicato The Handmaid's Tale di Margaret Atwood, che oggi è tornato un romanzo famosissimo, e anche questo, diciamo, e questo è uno dei primi romanzi che interroga appunto la distopia classica e apre nuove direzioni
nella distopia. E quindi la distopia critica, la distopia moderna, continua a svolgere la sua funzione di avvertimento, nei confronti di chi legge, mostrandoci una società peggiore di quella in cui viviamo, e purtuttavia, come dicevo, mantiene questo orizzonte di speranza, all'interno, delle pagine. E sono tante le tematiche, che le distopie affrontano, e naturalmente, come dicevo, sono modi anche per fronteggiare le nostre paure. Quindi, oltre chiaramente alla mancanza di libertà, alla descrizione di società totalitarie, oggi, il genere della distopia climatica è, per esempio, uno dei generi di maggior successo. Qual è il rischio, diciamo, di queste distopie un po' commerciali, ecco, che vengono pubblicate una dopo l'altra? Come si diceva prima, la distopia è importante perché ci permette, ci aiuta, no, a cogliere le disuguaglianze, i problemi della società, ci aiuta, ci spinge anche però ad agire per cambiare la società. Mentre invece queste ultime distopie, diciamo queste distopie più commerciali, tendono un po' a svolgere, secondo me, una funzione rassicurante, no? Di esorcizzare la paura e quindi di farci tirare un sospiro di sollievo, che tutto sommato noi stiamo meglio, e quindi non ridurci poi invece ad un immobilismo. Ecco, quindi proprio facendo l'opposto di quello che la distopia intende fare. Quindi, per concludere questa breve chiacchierata, vi suggerirei alcune letture di distopie critiche, e quindi distopie che mantengono comunque la speranza al loro interno. Che possono farci compagnia in queste giornate. Quindi, oltre naturalmente a Swastika Night di Catherine Burdekin, che è del 37, ricorderei Margaret Atwood con The Handmaid's Tale e il seguito, The Testament, sempre della stessa scrittrice, che è appena uscito. Altri due testi importanti sono quelli della scrittrice afroamericana Octavia Butler. Questi sono tutti libri, quelli che vi suggerisco, che sono tradotti in italiano. Nelle mie versioni inglese, però, esistono anche le versioni italiane. Questo è un romanzo, nella versione italiana si chiama Legami di sangue, che utilizza il viaggio nel tempo, ma in un tempo ri che riporta la protagonista nel sud dell'America schiavista, mentre invece La parabola del seminatore, Parable of the Sower, è un altro romanzo, sempre di Octavia Butler, che guarda alle storie di sopravvivenza. Un romanzo fantascientifico storico, invece, che intreccia la storia del futuro, la storia del golem, nella Praga del 1600, è questo romanzo He, She and It, che si chiama invece in italiano Cyber Golem, di Marge Piercy. Un romanzo per giovani, diciamo per ragazzi, ma anche per adulti. È Feed di M.T. Anderson, stesso titolo anche in inglese, anche in italiano, scusate,
che immagino una società dove le persone hanno un chip nel cervello che le connette alla rete 24 ore al giorno, qualcosa che stiamo sperimentando anche noi in questo momento. Dal punto di vista invece sulla fantascienza climatica, Memory of Water, la memoria dell'acqua di Emmy Taranta, che è una scrittrice finlandese. Sempre su questo tema, New York 2140 di Kim Stanley Robinson, New York 2140. Mentre invece un testo che ci richiama molto al presente è Stazione 11, Station 11 di Emily St. John Mandel, che parla appunto di una pandemia e del ritorno alla vita dopo questa esperienza. Non può mancare, questa non è una grandissima copertina, ma Ursula Le Guin, una grandissima della fantascienza americana, con The Telling, che si chiama in italiano La salvezza di Aca, e come ultimo testo suggerirei Orologi rossi, Red Clocks di Leni Zumas, che invece è un testo diciamo di fantascienza femminista e che ha quindi la tematica della riproduzione e